Ennesimo colpo nella notte ai danni del centro commerciale Il Globo, ma il bottino, stando ai primi rilievi, fortunatamente è stato esiguo. Attorno alle 2 è scattato l'allarme e questo ha messo in fuga i malviventi, circa 6, stando alle riprese del sistema di videosorveglianza della galleria commerciale. Anche il pronto intervento degli uomini della sicurezza prima delle volanti ha evitato il peggio. Sul posto anche stamattina c'era la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Per entrare è stata forzata la porta in vetro laterale rispetto all'ingresso principale con un piede di porco. I malviventi a quel punto sono riusciti ad entrare e hanno preso di mira la gioielleria Moretti, che si trova attigua alla lavanderia. Hanno preso alla spicciolata pochi oggetti a quanto pare senza valore dalla gioielleria e una cassa che poi è risultata essere vuota. La polizia ha anche trovato sul posto gli arnesi utilizzati per lo scasso, che sono stati immediatamente sequestrati dalla scientifica per tutti i rilievi, ritrovati all'interno dell'oreficeria. Ovviamente le riprese delle telecamere sono al vaglio ora degli inquirenti. Il centro commerciale aquilano viene spesso preso di mira ultimamente, vista la vicinanza anche con l'autostrada, che permette una via di fuga facile per i ladri. Solo lo scorso ottobre c'era stato un altro furto con spaccata. I malviventi in quel caso avevano utilizzato un pick-up per sfondare le vetrate. In quell'occasione era stata presa di mira la profumeria Estasi con un quantitativo ingente di profumi portati via.